Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi ritorno a Campo Imperatore dopo un po' di tempo che mancavamo da qui. Partiamo tardi, adesso sono le 2:50, 3:10 e ci andiamo a fare la ferrata al bivacco Bafile. Dopodiché ci godiamo il tramonto dal Bafile e stasera facciamo una cosa diversa che non abbiamo mai fatto. Torniamo in torcia sul Gran Sasso, vediamo di che si tratta. È estate e adesso possiamo fare queste cose carine. Con noi oggi un ritorno quasi inaspettato, perché ormai 3 mesi di mancanza ai nostri trekking. Con noi è tornato, per tutta la mia felicità, il grande zio. Re di vivo, sono ancora qua, non sono spacciato, mi piego ma non mi spezzo. E oggi Bafile, e ho fatto il Monte Amaro e mi sono dimenticato. Andiamo alla grande. Oggi poi con noi c'è sta anche uno nuovo che abbiamo incontrato. Milanese. Dario o Davide, non mi ricordo. Dario. E il mitico Alfonso, che poi ci dirà quella cosa. Sì, forse ce la dirà. Comunque, presentiamo i concorrenti della giornata. Con noi ormai comincia a prendere esperienza e con noi c'è Barbara. Buongiorno. Finito. Oh, devi parlare anche alle gambe, no? Senta, di come vanno le cose. Allora, oggi siamo qui perché 2 settimane fa non siamo riusciti, non è stato possibile completare la ferrata causa neve. Oggi te la porteremo a casa. Ottimo. La ragazza è partita carica e sicura. Molto bene. Poi con noi Alfonso sa fare la pipì. Adesso come ci raggiunge? Facciamo anche i saluti al grande Alfonso. E poi c'è Sara e Dario, che ci raggiungono anche loro. E Dario, che abbiamo incontrato da Maria voleva cacciar via e noi l'abbiamo accolto nel gruppo e adesso farà parte del gruppo. Ragazzo della provincia di Milano. Di dove esattamente? Di Segrate. Dario di Segrate, che si unisce al gruppo. E Saretta. Buongiorno, buon pomeriggio, perché finalmente rieccoci qui. Dopo mesi. Mesi, anni. Ritorno al gruppo. Lustri. Aspettiamo Alfonso, che gli è scappava la pipì. Lui è per le vie alternative. Dalla via alternativa in un attimo lui ti raggiunge. Dove l'hai fatta, Alfo? Lì, davanti a tutti, ottimo. E con noi oggi il grande Alfonso. Come sono tornato? Come va, fa? Bene. Tanto che non ci vedevamo. Ma ce la dici quella cosa? Fra poco sì. Fra poco ce la dici? Cioè, fra poco, fra qualche mese. Però è bella. Bene. Pronta. Bene. Attendiamo. Okay. Oggi abbiamo portato pure la corda. E una volta arrivati al Bafile, Alfonso mi dà un po' di lezioni di corda. Ci facciamo qualche piccola falesietta, vediamo. Niente ragazzi, buona visione. Mi raccomando, continuate a iscrivervi al canale, mettete mi piace, ma soprattutto fate minuti di visualizzazione, che YouTube almeno ci paga il pranzo. Buona visione. Saliti su da Campo Imperatore, dall'osservatorio. Qui prendiamo il 101 in direzione Sella del Brecciaio e poi si va su verso la direttissima del Corno Grande fino al Sassone, dove prenderemo l'incrocio per la ferrata al Bafile. Grande giornata qui da parte del
Prena, è tutto a centenario, meraviglioso. Ciao. Allora, parte il dibattito di giornata. Allora, diciamo che l'argomento principale lo dovete indovinare voi, ma la domanda è, il dibattito è, un giorno, è meglio sciacquettata o che sa? O leggermente saladiccia. Esatto, Alfo. Allora, quel saladiccio però, quel saladiccio di buono, di pH buono però, no quel saladiccio di qualcosa di... che non va, capito? Sì, ma quale ti piace a te però? A me, allora, se è quel saladiccio buono, naturale, mi piace. Se è quel saladiccio che viene da fermenti, da qualcosa, non mi piace. Non me... sono yogurt, eh? A me mi piace la ringhiera, e ho detto tutto. Ecco. Il grande zio. Aspetta, lo raggiungo. Grande zio. Io sono vecchio, quindi arrugginita. La vostra scarta vetrata. L'importante è che non ci abbia, come dice Alfonso, per sapore proprio, capito? Una scialacquellata, però ci vuole, dai. A posto. Aspettiamo altri ragazzi per la domanda. Il ragazzo comunque è un uomo, gli ho chiesto. Sì. Barbara. A Barbara. Meglio in questo caso sciacquettato o un po' saladiccio? Un po' saladiccio non dispiace. Ecco, abbiamo i stessi gusti, ragazzi. Il prosciutto salato è buono, dai. Dario, sciacquettata o saladiccia? Non so cosa. Rispondi, non ti preoccupare. Non sappiamo l'argomento, tu rispondi al dibattito. Sciacquettata. Sciacquettata, perfetto, ottimo. Scoppiamo la risposta alla domanda. Perché ci attacchiamo. Perché? C'è neve. C'è neve? Vabbè, noi camminiamo pure sulla neve. Sara, manchi solo tu. Che cosa? Stiamo terminando il dibattito. Di cosa? Sciacquettato o saladiccio? Io queste cose non rispondo perché io sono una donna che ha una certa reputazione, una donna in carriera, sono un architetto di successo. Queste cose non si dicono. Stiamo parlando del prosciutto. Ah, io sono vegetariana. Ecco. Quindi? Ok, perfetto. Dibattito concluso. Quindi diciamo che abbiamo una percentuale maggiore di salaticcio e è bene così, dai, basta con le cazzate, camminiamo, è meglio. Bella di Monte Aquila, proseguiamo verso la sella del Brecciaio. E qui bellissima la vista sull'Intermesoli, quest'altra parte il Cefalone e qua dietro Monte Corvo, invece qua dietro poi tutta la sella delle Malecoste. Eccoci qua al Sassone, il grande zio. Allora, te lo dico io, faccio gli squat con 10 kg, vediamo se funziona. Vai, vediamo. Okay. Vediamo, ognuno dice il peso, vai. Alza. Col dito. Col dito, col dito. Dai, pure il razzo col dito, Oh, ho detto il cazzo questa tantica mamma mia. Oh, esco la trompicata. No, meno di 10 kg. Meno di 10 kg. Sì, se la riesco a sollevare, aspetta, mi sono fatti i bracci. Non so, se la riesco a sollevare con un dito solo. 12 kg. E allora sono una pippa. Oh, sta un fenomeno, se te ne arrivi. 12 kg. Ecco, Alfonso? A sto punto che cazzo ne so, una spigola pesava 600 kg e 12 kg. Comunque mi sono fatta male la spalla. Va bene, alza, va. Dario, prova anche tu? Certo. Dai, prova. Ma che devo? 11. Non si fermava l'ago perché c'era il vento. Barbara. No, col dito! Ma perché fate i pesi? Cioè, sì, non siamo capito. Sui 12, mi sa. Ah, dipende dalle ripetizioni che riesci a fare, cioè, non ho capito io! Vediamo. Andava sul sicuro perché sa chi è qua uno che ci capisce. 12. 10. 10. 10.
Bene. Ma ora? Ah, ora non lo sapremo mai, vero? Peso dello zaino, perché non abbiamo una bilancia qui al Sassone. E quando scendiamo la maggior parte della roba l'avete mangiata, io mi attacco al cazzo. Perché chi c'ha la bilancetta? Macchina? Nessuno. Fermiamo in farmacia. Vabbè. E ripartiamo. Siamo quasi all'incrocio dei Bafili. Incrocio col Bafile. Vedrai dopo. Adesso andiamo qua. Vedrai un gradino dopo. Barbara mi chiedeva perché una due settimane fa qui è arrivata tutta a pecoroni, perché è brutta. Pecoroni, sì. Bambini cammina a pecorella. E oggi no, e io ho detto perché non è perché sei migliorata, ma solamente perché il tuo cervello ha registrato che comunque il pericolo non c'è, perché già ci sei stata. Esatto. Quindi se non superi quel picco che hai avuto due settimane fa, la paura non ti ritorna, e ti ritornerà fra poco lì che non ci sei stata. Ok, sono pronta. È pronta, ma vediamo. Sì, perle di saggezza, perle di saggezza del grande Alfonso. Si parte. Basta la ferrata. Viva Cobafile, siamo arrivati, non c'è nessuno, ragazzi, non c'è nessuno, siamo soli. No, ma vai al bivacco, perché è una cosa che... Facciamo il bivacco tour, dai. Bivacco tour. Lui, se qualcuno lo riconosce, non ditelo a nessuno, non ditelo alla moglie. Bivacco con le 2, 3, 8 brandine. Perché noi ci abbiamo dormito in 9? No, perché c'è il problema che lì sotto non c'è più il materasso, ma okay. Non so, quindi se uno si è perso, però... Anzi, ho dormito qua. Siamo a 9, c'è una puzza di piscio d'arvole. Arvevole si chiama? Questo posto, comunque è merda. Molto... De merda. Eh? De merda. Questo dici? Sì. Beh, allora, si può far meglio, però ho visto certe cose. Credo... Sì, ma è bivacchi su al nord. No, io ho fatto quelli in Trentino. Certo, cazzo. Certo. Beh, ma c'hanno anche più manutenzione. Certo, ma è quello il problema, che proprio non se ne sbattono il cazzo. Prima io stavo a raccontare che... E meno maleducati in giro. Ah, voglia. Prima io stavo a raccontare, io ho chiamato il CAI Abruzzo e ho detto, regà, vengo una settimana, porto io latte e vernice, ma vernicio io. L'hanno sistemato? No, non si può.
Non devi dirlo. Devi avere il DVR, devi avere il PPR. Per lavorarsi, se no fai, basta. No, non c'è vento, ma faccio volare. Guarda qua, si è scoperchiato proprio. Dai, Abruzzo, se fate qualcosa non sarebbe male, eh? No, ormai non stanno lasciando il tempo, non abbiamo andato di pelle che lo mettevamo apposta. Guarda là, c'è proprio dissaldato. Grande zio, intervista di fine video. A parte fine video, mo dopo famo il video. Sì, quando scendiamo oggi, tanta roba oggi. Dopo tanto tempo, ragazzi, sono di nuovo a voi, sono tornato da voi. Non ria cazzo, vabbè. Comunque, bello, sempre meglio. Cioè, il Bafile, ormai io la quarta volta. Quarta volta. Giù, sempre... Barbara, Alfonso. Che piano piano arrivano verso il bivacco. Meraviglia, ragazzi. Meraviglia. Allora, niente tramonto Albafile perché... Ce l'hanno rubato, ce l'ha la montagna davanti. No, c'è la montagna davanti e non ce lo fa vedere. Quindi tiriamo per Monte Aquila, così facciamo una seconda vetta e vediamo se si vede qualche cosa, poi ostello con una birretta in panino. Iscrivetevi al canale, sempre.